Oggi ragazzi accadrà qualcosa di davvero spettacolare. Infatti ragazzi, essendo uno dei primi in Italia ad aver ottenuto lo stregone elettrico, vincendo ben 12 battaglie nell'evento appunto dello stregone elettrico, e tra parentesi trovate il link del video dove spacchetto quel fantastico baule da 22.000 di euro e 1.100 carte, trovate tutto in descrizione. Quindi ragazzi ho deciso di stabilire il record di stregoni elettrici appunto messi in una sola partita, in un campo, quindi in una sola lane. Devo ringraziare gli gnaccheri del clan che mi hanno aiutato davvero tantissimo in questa impresa. Infatti ho tentato più volte, ma adesso tenteremo in live. E scrivendo la parola cacca in inglese, direi di avviare quindi questa fantastica impresa che appunto la cacca ce la porti bene, no? Abbiamo appunto come strategia quella di buttarci giù subito una torre a testa, quindi poi accumulare elisir e di conseguenza poi alla fine tentare di stabilire il record. Ragazzi, due stregoni elettrici riescono a buttare giù una torre, cioè lo stregone elettrico specchiato e quindi diventa livello 2, davvero riesce a buttare giù una torre di una potenza davvero pazzesca. Ecco, ha esagerato con la potenza, ha esagerato decisamente con la potenza il nostro Gabri. Ok, cioè non è che mi ha buttato giù una torre, me l'ha letteralmente arata, porca miseria. Gli estrattori, ragazzi, iniziano a essere davvero, ma davvero tanti. Li ho messi con una confusione pazzesca, ma continuo, ragazzi, a furieggiare tutti gli estrattori perché questa è la tecnica migliore per avere tanto di quell'elisir, davvero che, non lo so, dobbiamo distruggere questa arena con i maghi di ghiaccio, con gli stregoni elettrici, ragazzi. Manca poco, ragazzi, perché poi nell'overtime inizieremo, ragazzi, a lanciare lui giganti e Tombstone e io effettivamente i miei fantastici stregoni elettrici. Lui purtroppo dovrebbe lanciare il gigante. Ok, perfetto, ha lanciato il gigante, ragazzi. Adesso è tutta una questione di accumulare gente su gente. All'inizio, ragazzi, sembra che non riescano a contrastare le truppe nemiche, ma poi vi assicuro che diventa un casino pazzesco perché sono di una potenza davvero inaudita. Iniziano a essere davvero tanti, ragazzi, i nostri fantastici stregoni elettrici. Davvero, adesso è tutta una questione di buttarli prima che facciano fuori tutta quanta la sua torre, ragazzi. Io continuo a metterli perché poi specchiando e appunto clonando la clonazione, no, voglio dire specchiando la clonazione, uscirà davvero qualcosa di davvero bestiale. Ok? Continuiamo qua, continuiamo a buttare roba, continuiamo a buttare roba, ragazzi. Continuiamo a buttarci roba. Forse riesco a fare un altro giro del deck. Riesco a farci un altro giro del deck, dai, che ci riesco, dai. Gelali, gelali, ti prego, gelali, 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 gelali. No! Ragazzi, mancava davvero, ma davvero pochissimo, perché clonando due volte tutta quella massa di stregoni sarebbe uscito qualcosa di davvero pazzesco. Credo che ritenterò perché la strada era quella giusta. Si inizia, ragazzi, si inizia con la distruzione più totale. Ok, sta mettendo roba, stanno temporeggiando. Per il momento li lascio così, ragazzi. Ok, adesso è il momento di attivare la nostra strategia perché altrimenti qua non ci riusciamo. Continuo a mettere estrattori finché posso, ragazzi, perché altrimenti non riesco nella nostra strategia. Ok, devo un attimino zappare perché altrimenti non ce la fanno, devo essere sincero, perché all'inizio è davvero distruttiva la strategia Thompson più gigante. Di conseguenza continuo ad accumulare elisir, ragazzi, perché questa è la vera strategia per andare avanti in questa tecnica, ragazzi. Ok, perfetto. Anche se ne perdiamo qualcuno all'inizio non è importante. Continuo a prendere elisir e andare a furieggiare con l'elisir. Porca miseria, fate fuori quel bastardo! Fate fuori quel bastardo, porca miseria! Mi sta distruggendo tutto! Non ci credo! Non ci credo, ragazzi, non ci credo! Ok, piccoli inconvenienti capitano. Ok, vado un attimino a zappare. Abbiamo un minuto, ragazzi. Un minuto per combinare il più grande macello possibile con i nostri maghi. Ok, andiamo. Qua furieggiamo, ragazzi. Furieggiamo. Non si deve capire più niente. Non si deve capire più niente. Vai, vai, vai. Ok, ha iniziato anche a gelare. Però non così. No, non così. Un po' troppo distruttivo così se me li geli. Ok, vai con la furia. Vai con la furia, ok, dai, scartiamo carte, abbiamo ancora abbastanza elisir per fare il record. Ok, dopodiché si andrà anche a clonare dopo. Dopo andremo a clonare e sarà la distruzione più totale. Ok, continuo a furieggiare qui, non so perché, ma devo buttare giù roba. Ok, vai, perfetto, ragazzi, perfetto. Qua quando andiamo a clonare succederà uno di quei casini mai visti prima, ragazzi. Ok, vai, c'è ancora l'elisir, il nostro avversario. Ok, ancora, vai, altre due, ne vogliamo altre due. Ok, altre 5, ok.
Ragazzi, ok, qua si potrebbe anche iniziare già a clonare. Appena c'ho anche lo specchio, vado con la doppia clonazione per fare davvero il macello, ragazzi. Vai, ho bisogno dello specchio, ho bisogno dello specchio, ho bisogno dello specchio, ragazzi. Dov'è? Ok. Uno, due, vai con la clonazione. Boom, clonazione. Clona di nuovo con la clonazione. Boom, di nuovo con la clonazione, ragazzi. Quanti cazzo sono? Ok, veloce, veloce, scarta roba. No, ha buttato l'altra torre, ragazzi. Ci ha buttato l'altra torre. Non ci credo. Ma un pochettino di più, ragazzi, e riuscivamo addirittura, ragazzi, non ci credo, purtroppo hanno buttato giù la torre quella laterale. Non me lo sarei mai aspettato, ragazzi. Attenzione, dalla regia ci comunicano che ho messo 45 stregoni elettrici. Ma ragazzi, il vero record è questo qui che ho fatto tipo 2 ore e mezza fa con il signor Bart, sempre del clan Girignaccheri, in cui vedremo quanti cavolo hanno messi. Anzi, probabilmente ci sarà nel titolo del video, ma sono dettagli. Ragazzi, ho tentato quindi in live di farvi vedere come si fa questo record. E di conseguenza vedete qui proprio gli scheletrini, non so, i giganti, una roba davvero pazzesca, ragazzi. Adesso ne usciranno davvero tantissimi, ma tantissimi, ve lo assicuro. Ragazzi, davvero una roba mai vista. Un fiume di maghi elettrici, davvero senza eguali. Guardate, non riescono ad avanzare. È davvero una cosa pazzesca. Quanti fulmini, ragazzi, è a per 4 il replay. È a per 4, guardate quanti cavolo ne sono. Vado a metà perché adesso shotteranno tutto. Ragazzi, adesso è proprio la distruzione più totale. Cioè, guardate quanti cavolo di maghi elettrici c'erano in campo. C'erano roba di oltre 50 stregoni elettrici. Sono sovrapposti, cioè tutte le testoline con i capelli a punta, manco fossero Goku, davvero si sovrapponevano. È una cosa più emozionante di quando, ragazzi, si finisce nel piatto il polpetto di zia Carmela. Perché, ragazzi, fa così schifo che è un miracolo se non si scioglie il piatto sotto. Di conseguenza, ragazzi, ringrazio tutti quelli del clan e non che mi hanno aiutato a compiere questo record, o perlomeno a tentare milioni e milioni di volte fino ad arrivare a una cifra davvero pazzesca. Ossia, sono Joker, Alio 2003, The Sniper, Shadow e appunto alla fine Bart e anche Gabriele. Ragazzi, vi inviterei a battere il mio record, ma siamo davvero in pochi ad avere il mago elettrico. Di conseguenza, ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, soprattutto perché, ragazzi, oggi spacchetteremo, perché guardate cosa abbiamo qui. Abbiamo il baule leggendario con le offerte di Natale, che è un mix, davvero non lo so, che esploderà a camera molto probabilmente. Visitate anche la pagina Facebook e Instagram, i cui link sono sempre qui sotto in descrizione. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao! Ah sì, auguri!